Quarta sconfitta stagionale per il Crotone che cade in casa contro il Bari per 1-0. Menichini, alle prese con assenze per infortuni e impegni con le nazionali, cambia ben 6 uomini rispetto al pari contro il Vicenza. Dall'altra parte, Torrente, reduce dalla vittoria in casa contro il Livorno, schiera un 4-2-3-1, con Marotta termina l'offensivo. L'avvio di gara è equilibrato e nei primi 20 minuti le squadre si studiano a vicenda e nessuna delle due riesce a trovare la via della rete. Al 25esimo Loviso mette in mezzo una palla perfetta per Sansone, ma l'italo tedesco impatta male con la sfera e il suo colpo di testa finisce fuori. I pugliesi non restano a guardare e dalla prima conclusione nello specchio della porta si rendono pericolosi, con Belek che nega il gol con un gran intervento sulla punizione calciata da De Paula. La risposta degli squali è immediata e arriva con Abruzzese. Colpo di testa sull'ennesima palla invitante di Loviso e palla di poco alta sul montante difeso dalla Manna. Sul finale della prima frazione è ancora Massimo Loviso ad impensierire gli ospiti. Punizione dai 35 metri ben indirizzata in porta che chiama la Manna all'intervento. In avvio di secondo tempo, i biancorossi rischiano di andare in svantaggio. Retropassaggio corto per il portiere La Manna, Djuric prova ad approfittarne, ma l'ex Gubbio dimostra la sua bravura anche fuori dai pali, intervenendo in scivolata e salvando il punteggio. All'11esimo, Bari vicino all'1-0 con De Paula, ma Belek, con un gran intervento, nega di nuovo la rete all'attaccante ospite. Menichini fa entrare Gabbionetta per Sansone, ma è il Bari ad andare in vantaggio al 62esimo con Dos Santos, che di testa beffa Belek. I rossoblù cercano di reagire subito e vanno alla ricerca del pari, ma le azioni offensive prodotte dagli squali non creano problemi alla retroguardia di Torrente. Menichini getta nella mischia anche Gallardo e Caccavallo, mentre Torrente fa entrare Rivaldo, Defendi e Caputo. La gara va avanti senza particolari sussulti e azioni degne di nota. Per il Crotone si tratta della seconda sconfitta interna in questo campionato.